Uscire da qua, faccio una cosa. Ottimo. Sì. La roba qua, la spiace per lui. Guarda qua come si è spogliato. C'ho fatto. Corre via due giorni. Qui ci si scotta anche. No, io no. Oddio, io no, ma tutto bagnato il mio zaino. Tutto bagnato, porca puttana. Questo sottofondo. Poi io che non riesco. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi ci troviamo al Lago Nero, siamo in Val Lambrone e abbiamo parcheggiato la macchina vicino al rifugio Cornisiello. Manca letteralmente poco da fare a piedi, infatti ci inventeremo cosa fare durante il pomeriggio. Monteremo le tende e speriamo non faccia troppo freddo. Cerchiamo di fare il fuoco, troveremo dei rami qua per accendere e scaldarci. Battiamo traccia. Yes. Per tutto il percorso stiamo battendo traccia e ci sono dei pezzi in cui sprofondi anche un metro. Ecco, dai, questo meno di un metro, per fortuna. Questo è il Lago Nero, abbiamo battuto traccia fino adesso, nonostante fossero pochi chilometri e pochissimo dislivello, però si sprofonda come potete vedere, ecco un altro, che vista comunque. Ovviamente ci fermiamo, tira vento. Potente, peccato. Ora mi stai filmando me. Questa la mia. Non so se mi sentite, abbiamo deciso di scendere per un po' perché c'è troppa neve e
un posto più consono, mettiamo la tenda, accendiamo il fuoco. Ed è meglio così. Allora, per fortuna siamo scesi un po', perché si sta tutto annuvolando, tempo bruttissimo, non so se rende, ma c'è un sacco di vento. Dagli inferi! Dagli inferi! Sentite, ma questa è la situazione dove eravamo. Eravamo più o meno lassù, qua. Comunque, che spettacolo la forza della natura. Qui siamo a Malga Sedole. Stufetta, materassi, però non è niente male. Allora, la situazione vento è molto critica e niente, dove eravamo prima si è tutto annebbiato. Eccoci, abbiamo trovato il posto per la tenda con questa visuale. Qui ci sono dei problemi tecnici. Campo base quasi pronto. Sta un po' nevicando, adesso gonfio il materassino. Thank you.
Allora, tenda pronta. Sacco a pelo rimane qua così rimane il caldo. Con la neve. Che campo base abbiamo fatto. E che vista. Che bello. Abbiamo appena finito di mettere le tende e sta iniziando a nevicare e non ci aspettavamo. Speriamo che il tempo migliori, anche perché sia di fronte a noi che dietro non è il massimo. E dopo andiamo a raccogliere un po' di legna per il fuoco. Tirato giù un albero, allora, che non mi riparerà neanche dal vento. Usare gli alberi. Che profumo però. Se tipo è cambiato il meteo tipo sì, 57 sì. Volte. E poi li portavo con la carriola nel posto dove c'era la legna e li mettevo giù bene e basta. Ecco, dopo neanche 5 minuti. Mamma mia. Vecchio, ma guarda che roba. Fino a poco, due, bisogna scavare. Mi sono dopo passato. Che troia.
proprio nel punto dove il mio invece... E dopo altri 5 minuti si è aperto tutto, più o meno. Però sai qual è il bello? È che poi figo domani mattina accendi il fuoco, stanotte... Diciamo così, quando eravamo a scuola che mi stanno in colorazione. Accio, man.